Ciao ragazzi, bentornati al canale. Mi avete fatto una domanda durante una live, che è una domanda, cazzo, da $1 milione. Ma è un argomento interessante per il quale voglio darvi la mia opinione. Perché le Jaguar si svalutano così velocemente? Innanzitutto partiamo da un concetto che è, secondo me, anche a tratti sbagliato. Perché non è che siano solo le Jaguar che si svalutano così velocemente. Diciamo che se andiamo a guardare globalmente il mercato attuale dell'automobile, tutti i brand si svalutano molto velocemente nei loro modelli. Ci sono modelli ovviamente che mantengono di più il loro valore e altri meno, ma comunque se guardiamo il mercato del nuovo, se andiamo a coinvolgere veramente tutti i brand, questo problema è un problema che ormai è diventato un problema in linea generale. Ovviamente non parlando di supercar, perché ci sono delle supercar che addirittura quando le compri, se tu le tieni ferme a chilometri zero, essendo auto a tirature molto limitate, hai la possibilità di fare un vero e proprio investimento, di comprare una vettura che magari la rivendi dopo 2 anni nuova al doppio del prezzo che l'hai pagata. Ma parlando di auto normali, ormai tutte c'è una media di perdita di valore del 25% neanche nel primo anno, nei primi 6 mesi, perché fai conto che se tu compri una macchina nuova a listino, appena giri la chiave con la macchina vale il 22% in meno, anche se è ancora a chilometri zero, perché perdi l'IVA nel momento in cui la macchina la immatricoli, neanche che metti dentro la chiave. E poi arrivi a perdite di valore che nell'arco dei 3 anni in media su tutti i brand sono intorno al 50%, per arrivare poi al 70% nell'arco di 5 anni. Ultimamente Jaguar su questo non è messa peggio di altri marchi, non è messa però meglio. Il problema è uno solo: le auto mantengono bene il loro valore sull'usato semplicemente per questi motivi, secondo me. In primis perché ci sono auto che diventano degli status symbol, altre auto che mantengono questo valore perché sono auto che risaputamente sono auto molto solide, che di conseguenza una persona non deve avere paura a comprare usate. E l'altro motivo è, ahimè, che l'affidabilità di queste auto non è sempre al massimo e l'obsolescenza programmata dei componenti. Più andiamo avanti con le generazioni di auto che anche prima tenevano da Dio il loro valore, vedi le Golf fino alla serie 6, questa perdita di qualità generale del mondo automotive fa sì che le vetture nuove di nuova generazione che le persone comprano nuove saranno sempre più destinate a non valere niente in futuro, semplicemente perché sono auto che sono costruite peggio, sono fatte male e hanno una qualità dei componenti che già dà problemi dopo pochi anni. Quindi ovviamente mettendo insieme tutti questi fattori, tra cui rientrano anche ovviamente, oltre al livello di immagine che ti dà quell'auto, se è una macchina che è apprezzata dal pubblico a livello di design, di progetto, quello non basta. Serve comunque anche garantire, tra virgolette, al pubblico un'affidabilità della vettura, un costo dei ricambi che non sia da svenarsi, perché chi compra una macchina usata, che nuova costava 60.000 euro, e la compra usata a 15.000, 18.000, molto probabilmente non è la stessa tipologia di cliente che te la comprava nuova a 60.000, magari ha disponibilità economiche diverse e non può permettersi di andare incontro a determinati tipi di spese poi per la manutenzione di questa vettura. Jaguar, prendiamo l'esempio di Jaguar, le ultime Jaguar, ad esempio le XE,
Le XE vanno malissimo sul mercato dell'usato, sono macchine difficilissime da piazzare, che hanno perso davvero tantissimo nelle quotazioni, e così come altri modelli Jaguar, detto in modo sincero, ma anche le stesse F-Pace col 2000 diesel. Questo, ragazzi, ormai il problema di affidabilità delle auto è possibile da nascondere da parte dei produttori proprio nei primi anni, ma poi ovviamente la gente, siamo su internet, tutti abbiamo internet, su internet si trovano tante informazioni e non è che ve le dà solamente quella faccia da pirla di nasello che sono io. Queste informazioni le trovate ovunque ormai, e prima di comprare una macchina quasi tutti bene o male si informano su internet, e se vedi che questo modello di auto è un modello che con quella motorizzazione che ti interessa è un modello molto problematico, ovviamente sposti la tua attenzione su un altro modello. Questo però non vale per l'F-Type, ad esempio, perché l'F-Type è una macchina molto affidabile, molto bella, che sul mercato dell'usato è stata penalizzata, perché comunque le quotazioni dell'F-Type non sono alte, sono macchine che hanno perso anche nelle versioni più prestigiose 50-60% del loro valore nell'arco di 2-3 anni. Ovviamente, sai, chi compra una macchina a 120, 130, 140 mila euro, che magari arrivava da un brand come Porsche, e vuole vendere poi questa macchina e si ritrova nella situazione di dire però, cazzo, le altre che ci sono in vendita costano questi soldi, la mia è bella, quindi ci provo a venderla a più, ma si rende conto che poi quest'auto è molto difficile da piazzare ai soldi che dice lui. Sai, sono tutte cose messe insieme che poi ti portano alla perdita di valore di tutto il brand sul marchio dell'usato. Ma adesso vi faccio l'esempio di Jaguar, ma guardate che questo discorso vale per tutti i brand, perché ormai non è che ci siano più dei brand che siano così estremamente affidabili nel 2021, sì, per carità di Dio, c'è qualcuno che fa peggio, ma il livello è comunque basso e la qualità è in linea generale bassa. Tornando sull'F-Type, l'F-Type è un'auto ottima, ma che non è riuscita a diventare uno status symbol. Jaguar ha sbagliato, secondo me, ad introdurre il 2 litri sull'F-Type. Ha sbagliato, perché è vero che gli ha fatto guadagnare tante vendite sul nuovo, ma ha declassificato questa macchina, perché non si può più capire a che categoria appartenga una macchina che adesso, proprio a marzo 2021, viene proposta in vendita con un 2 litri turbo e un 5000 supercharged. Non sai più su quale categoria appartieni, e se vuoi fare paura a Porsche, perché tantissimi clienti F-Type arrivano da Porsche, tanti, ci sono statistiche che lo dimostrano, sai, se tu devi fare concorrenza a un brand del genere, non puoi permetterti di fare questi giochetti, perché poi hai il cliente che ti compra la 2000, ma poi magari quello che vuole la 5000 non te la compra più, perché dice, ma scusami, ma che cazzo è sto progetto che mi mettono una 2000 e una 5000? Cioè, e 911, per diventare quello che è diventata status symbol, non ci ha impiegato 2 anni, ha continuato una storia, ha continuato un percorso, l'ha continuato bene. Nell'ultima 911, secondo i puristi, hanno fatto degli errori grossolani, io non lo so, non seguo Porsche, le ammiro, mi piacciono come auto, ma non le conosco, quindi non mi permetto di parlare, ma resta il fatto che se tu compri una 911, nel momento in cui la vuoi vendere, la vendi a dei bei soldi, ovviamente anche loro sono molto deprezzate, ma non al livello tipo di F-Type, e soprattutto la vendi. Cioè, il problema non è il prezzo, soprattutto, il problema è venderla, perché
sai, puoi avere il prezzo migliore del mondo, ma se non hai il cliente che te la compra, che rimani sempre a quel punto. E sull'usato, su quella categoria, addirittura F-Type di 4-5 anni, anche se a livello del nuovo costavano quanto le 911 praticamente, sul mercato dell'usato vanno in concorrenza con 911 del magari del 2006-2007, capisci? Se il cliente Porsche poi cambia da 911, passa F-Type R e poi si ritrova in questa situazione, perché quelli che comprano quelle macchine lì, quasi tutti, non è che gente che la macchina la tiene 10 anni, è gente che le compra e le rivende perché ha tanta disponibilità economica e non è molto una tipologia di cliente che prende e la macchina la mette in vendita su Autoscout o su subito.it. questi non gliene frega niente, questi vogliono realizzare i soldi, ce li hanno, la danno ai commercianti o alla concessionaria e vedono quello che prendono, e di ste macchine non gli dà niente, perché le concessionarie ci devono guadagnare anche loro, i rivenditori, e sapranno già in principio che su quest'auto loro avranno difficoltà poi a rivenderla, e il discorso è tutto lì. E ovviamente se ti presenti con una 911 che il concessionario sa che dopo 3 giorni la piazza, ti dà determinati soldi. Se va lì con una macchina che poi, sai, dice magari mi rimane qua un anno, è così. Comunque il discorso relativo al deprezzamento è solamente quello, ragazzi, che Jaguar è rimasta coinvolta anche lei di tutto questo abbassamento qualitativo della linea produttiva del settore automotive. E ovviamente, guardate che anche Golf, le Golf 7 tra virgolette, valgono quasi quanto le Golf 6, lo so perché seguo il mercato auto e vedo a quanto posso comprare queste auto anche nella rete commercianti. Non c'è più questo divario che c'era 2 anni fa, probabilmente perché le Golf 6, e io l'ho sentita da dei colleghi che le trattano, a livello qualitativo, affidabilità e spese di gestione è notevolmente superiore alla Golf 7, e la Golf 7 rimane penalizzata. Pian piano tutti i brand faranno questa fine, tutti, ma guardate anche le limousine di lusso, anche le Mercedes classe S, macchine da 150.000 euro, dopo 5 anni ne valgono 30.000, cioè non rimane solo Jaguar, poi ovviamente magari la E-classe S riesce a venderla più facilmente, ma anche quelle hanno dei prezzamenti pazzeschi. Sul discorso macchine di un po' più di elite, ragazzi, la quotazione la fa il mercato, non la facciamo noi, la facciamo tutti noi messi insieme. Se una macchina è molto richiesta, e ovviamente sarà molto quotata dal mercato dell'usato, più questa macchina sarà rara più sarà quotata. E non è neanche così vero come ti dicono, che nel momento in cui compri una macchina nuova e prendi il modello base o ci metti un sacco di optional, sul momento poi di venderla la differenza non c'è, è praticamente, ti danno gli stessi soldi. Se tu dai dentro la macchina in concessionaria forse questo è vero, ma nel momento in cui la vai a vendere, la macchina che è accessoriata, che si distingue dalla massa, ovviamente sarà quella che avrà più appeal. È ovvio, magari ci spenderai 10.000 euro di optional e recupererai 2.000 euro al momento della vendita sull'usato in più rispetto a un base. Resta il fatto che la tua macchina magari la vendi dopo una settimana, chi c'ha il modello base magari ci mette un anno. Sono un sacco di fattori, ragazzi, non si possono analizzare in un video così breve, fatto così in presa diretta, senza montaggi, senza niente. Ci sarebbero tante cose da dire. L'unica cosa che vi dico, Jaguar si svalutano molto, non è che si svalutano molto, si svalutano quanto le altre. Il problema è che essendoci una fetta di mercato Jaguar che è molto ristretta, che si era allargata perché avevano fatto allargare proprio proponendo queste auto che di Jaguar hanno poco a tutta un'altra fascia di clientela, si sono giocati la chance, ahimè, con l'affidabilità, perché hanno fatto dei prodotti
seppur validi a livello estetico per attrarre un altro tipo di clientela che arrivava da altri brand tedeschi che all'epoca, fino a qualche anno fa, affidabilità loro la offrivano, si sono ritrovati con una macchina che poi non è così affidabile come si aspettavano, ed non essendo appassionati Jaguar, questi in Jaguar non li vedi più. Finisce lì la questione. Proprio quello il discorso che ti dicevo, quando Jaguar faceva macchine per appassionati, alla fine della fiera queste macchine agli appassionati le vendeva e gli appassionati gli perdonavano tutto questo tipo di difetti. Si è voluta inserire in un mercato che non gli appartiene, ne paga ovviamente tutte le conseguenze. Aveva delle carte che si poteva giocare meglio, se le è giocate come hanno deciso di giocarle, e questi sono i risultati. Rimane il fatto che Jaguar non è messa peggio degli altri, assolutamente no. Con questo vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.